La contestualizzazione dei Vangeli permette di andare anche oltre la letteratura teologica codificata. Brevemente ricordo la rivelazione di Gabriele, ritrovata nell'anno 2000 ed editata nel 2007 da Yardeni ed Elitzur, la cui famosa espressione "dopo 3 giorni vivi" attesta, a mio avviso, non la fede nella resurrezione immediata dai morti del ribelle Simone, messia fallito e sconfitto in battaglia, ma un'altra cosa. Infatti, se all'arcangelo si fosse attribuita una profezia della immediata risurrezione del morto e questa non fosse avvenuta, che senso avrebbe avuto riportarla sulla sua stele funeraria? La rivelazione allora allude alla risurrezione dei morti dopo tantissimo tempo, 3 giorni, inteso come superlativo numerico, secondo l'uso ebraico, alla fine dei tempi. Non dice peraltro risorgi, ma vivi al futuro, avendo l'ebraico solo 2 tempi, questo è l'imperfetto. Quando essa fu scritta alla fine del primo secolo a.C., Gesù aveva pochi anni. Da adulto, sulla scorta di una interpretazione simbolica del libro di Giona, profetizzò una resurrezione immediata dai morti del Messia dopo 3 giorni reali, come dimostrazione della sua divinità e dell'accettazione del suo sacrificio sulla croce. Ossia, capovolse i termini del messianismo espresso nella stessa stele. Un ultimo cenno merita la possibilità di armonizzare i 4 Vangeli in un solo racconto, attraverso una serie di rimandi interni. Questa possibilità, più volte realizzata nei secoli, attesta l'interdipendenza dei testi e la loro antichità, respingendo per forza di cose la narrazione di molto all'indietro, in un'epoca in cui era possibile dare un andamento unitario a una serie di resoconti nati non isolatamente, né a grande distanza cronologica l'uno dall'altro, in un contesto in cui la loro testimonianza era vagliata con cura dai contemporanei degli eventi descritti, ed è certo storicamente di molto più probante della disarmonia incomprensibilmente esaltata da certi esegeti come attestazioni di veridicità storica. Vi è dunque una grande testimonianza a favore dell'arcaicità dei Vangeli, raffrontando la letteratura e le epigrafie ebraiche con i testi neotestamentari, nonostante la loro matrice indiscutibilmente greca.